questo è un pezzo di Nino Rota, non ho il microfono ma mi si sente. E Jean, hai riconosciuto il pezzo? No. No. È suo zio. Allora, siccome abbiamo ammirato questi meravigliosi disegni, penso che sia giusto iniziare da Jean, che da sempre apprezza Sofia Paraficini, e dunque due parole sui disegni e far parlare lei. Pronto. Si accendono tutti. Si accendono. Ah, ok. Siamo qui naturalmente per parlare del libro di Giulia Maria Crespi. Ecco. Allora, già questo, abbiamo già ricevuto l'applauso, ma passerai dopo a parlare del libro. Di una giovane ragazza che scrive favola. Vedete passare sullo schermo le immagini, le illustrazioni di questo libro. E sono illustrazioni bellissime, cioè in prima di copertina vedete l'airone gambalunga, poi c'è l'uccello inventato con il riso della zelata, delle cascine orsine, poi c'è la casa di Palafitte, poi c'è l'ape regina, grande protagonista della guerra che avverrà fra animali buoni e animali cattivi, c'è il re dei calabroni che verrà battuto dalle formiche rosse. E è un libro molto vivo. Poi Sofia, quando disegna un fiore, ti fa sentire il suo profumo. Fata Mughettina, e avete Fata Mughettina a pagina 13, magnifica, e verrebbe voglia di sentire il profumo dei mughetti. Poi abbiamo Maestro Usignolo, è sempre una figura positiva. Questo libro, la protagonista di questo libro è Anna, una bambina che non soltanto non ha mai detto bugie, ma non le ha mai neppure sognate, immaginate. Il premio per essere così si è come si è, cioè è un destino. Il premio è stato comprendere il linguaggio degli animali. È, secondo me, l'ottava nipote, perché sette sono qui e una è Anna, che continua a chiamare cugine gli altri sette. Quindi ho immaginato io. Poi è un libro dove vediamo i danni, dove si parla anche dei danni della chimica. Attenzione, sono stato al Partenone 2 settimane fa. Il restauro in cemento del Partenone ha provocato dei danni che non potranno essere rimediati in meno di 40 anni. Ora, ecco, questo per dire che gli animali, le rane delle cascine orsine sanno di essere privilegiate, cioè non sono attaccate dai fertilizzanti. Poi abbiamo Sofia che si ispira alla pittura, per esempio i funghi della grande festa della Zelata, i posti di questo libro sono la Zelata, Corso Venezia, il Monte Rosa e Cala di Trana. La grande festa che viene organizzata alla Zelata ha... Stai dicendo tutto quello che deve dire lei. Eh? Stai dicendo tutto quello che deve dire. Ma... lei. Dimmi, cosa devo dire? Devi parlare di lei perché è lei che deve raccontare dopo. Bene, sto parlando di lei, delle sue illustrazioni, di quello, ecco, per esempio, il guarda come ha reso con gli occhi cattivi che fanno paura il re dei calabroni, ecco, quindi lei è bravissima nel dare le espressioni, è anche spiritosa. Poi abbiamo la storia come vincono la battaglia i buoni contro il perfido. Vincono andando con un lenzuolo indiano e dove mettono tutte le formiche, e poi Aironi Gambalunga li portano lì. Guardate questo Escher, questo è un alveare
dove l'ispirazione di Sofia è Escher. Poi c'è il colibrì che fa surplus, perché il fuco, per rendersi interessante, fa surplus. Allora, cosa succede al guerriero, al calciatore degli Aztechi che vince la partita? Vince la partita il giovane calciatore azteco e per premio ha la morte, come il fuco. Ecco, Andrea, vuoi dire qualcos'altro? Io c'ho qui... Io vorrei far parlare lei! Va bene, allora diamo la parola finalmente, finalmente la parola a Sofia, non prima di aver detto che il grammofono di pagina 37 è fatto di grammofono e di nasturzio, e anche in questo caso tu senti il profumo. Si sente, questa è la magia di Sofia. A te la parola. Grazie mille. No, non va. Sì, va. Ok. Vabbè, prima di tutto, buonasera a tutti. Io, come diceva Gian, sono Sofia Paravicini, illustratrice di questo libro e nipote dell'autrice Giulia Maria Crespi. Volevo rubarvi un paio di minuti per spiegarvi il mio punto di vista come illustratrice di questo libro e partire dalla domanda: come è nato questo libro e dove? È nato un sacco di anni fa, una ventina di anni fa, quando nostra nonna, durante passeggiate nei boschi prima di andare a dormire, ci raccontava queste storie dove la protagonista è questa bambina che si chiama Anna, che non aveva mai detto una bugia in vita sua e quindi sapeva parlare il linguaggio degli animali, tranne quello dei pesci, perché era un'atmosfera diversa. E quindi ci sono tutte queste avventure dove lei, con la sua fantasia di sera in sera e di passeggiata in passeggiata, andava avanti e ci raccontava le avventure di questa bambina e questi animali del bosco. Questa storia per me è molto importante perché ha fatto parte del mio passato e penso che nostra nonna ci raccontasse queste storie per un motivo. Prima di tutto perché secondo me si divertiva un sacco lei stessa e poi perché voleva trasmetterci la grande passione che ha lei stessa a noi per la natura, per l'ecosistema e in particolare per l'attenzione dei piccoli dettagli dell'ecosistema, dei piccoli organismi come potrebbero essere quelli degli alveari, quello dei formicai, questi piccoli mondi che magari qualcuno tralascia perché sono più invisibili all'occhio umano. Ad esempio, se uno fa una passeggiata nel bosco, nota animali più semplici come può essere un gufo o uno scoiattolo e non si accorge di questi piccoli organismi che però sono fondamentali per tutto l'ecosistema. Quindi nostra nonna ci trasmette questa passione che io penso, perché poi gli insetti sono una mia grande passione anche al di fuori di questo libro, che si possono ritrovare nei miei lavori e mi piace pensare che sia proprio grazie a queste storie. E infatti noi li possiamo ritrovare, come avete visto in alcune immagini, all'interno del libro proprio come protagonisti, cioè l'ape regina, sono alla pari proprio con gli altri, come gli altri animali. Dopo svariati anni, a 92 anni, cioè 3 anni fa, perché ha 95 anni questa signora qua, dopo svariati anni si è messa a riscriverla, con grande nostra richiesta, tutte queste storie. Non tutte, perché come potete immaginare, dopo così tanti, cioè, lei ce l'ha raccontata per tipo 10 anni, quindi per così tanti anni, lei lo dice sempre, si potrebbero scrivere 8 volumi di tutti questi libri. Qua, in questo libro, noi ritroviamo 8 capitoli. Quindi ci sono questi 8 capitoli, dove lei si è messa a riscriverli, io poi per caso facevo l'illustratrice di professione, poi grazie a Salani siamo riusciti a renderlo un libro vero e proprio. La cosa è che quando mi è arrivato il testo in mano, per me è stata una grande sfida, perché mi sono trovata davanti a un testo che mi ha riportato a tanti anni nel passato, e mi ha riportato queste immagini sfocate, questi fantasmi, e mi sono trovata in una situazione dove dovevo dargli un volto a queste immagini, dovevo renderle concrete. E quindi mi sono chiesta, come farò il volto di Anna, la bambina protagonista? Come disegnerò il gufo, il dottor gufo, il dotto della foresta? Quindi, confrontandomi con alcuni cugini, mi sono resa conto che tutti avevamo un immaginario diverso di questi personaggi. E quindi mi sono trovata a chiedere queste domande e uno si immaginava Anna Mora, uno biondo, e quindi confrontandomi con l'editore abbiamo deciso di fare una scelta stilistica abbastanza precisa che consisteva nel fatto di praticamente rendere in secondo piano la protagonista, quindi non dare tanta importanza alle sue fattezze estetiche. Infatti poi se uno va a vedere il libro si può notare che compare solamente 3 volte e sempre con il volto parzialmente coperto. Questo l'abbiamo fatto per un motivo, per dare
più importanza e rendere la vera protagonista di questo libro la natura stessa, che è la vera regina di questo libro. Allo stesso tempo però con l'editore non volevamo neanche rendere questo libro troppo decorativo, troppo botanico, tra virgolette. E quindi in qualche modo attraverso il mio gusto abbiamo cercato di fare delle illustrazioni che lasciassero anche spazio all'immaginazione, che poi è quella la cosa bella, perché nostra nonna queste storie ce le raccontava solo in modo orale, quindi non c'era né testo né immagini. E quindi con queste illustrazioni, con diciamo una chiave surreale, che poi è un po' una chiave che si può ritrovare nei miei lavori, ho cercato di lasciare spazio al surrealismo, all'immaginazione. Poi un occhio più critico può trovare dei palesi riferimenti proprio al periodo del surrealismo, come al tutto noi noti René Magritte o anche altri. E oltre a questi tecnicismi, diciamo, del libro, per me questo libro è stato molto particolare da fare, perché, come dicevo, primo punto, io mi sono trovata davanti a un testo che faceva parte del mio passato, quindi all'incontrario, cioè, in confronto ad altri libri che ho fatto, per me era un testo familiare, quindi ho dovuto portare tutti questi ricordi che avevo del passato in carta. È stato abbastanza complicato, allo stesso tempo una bella sfida. E l'altro punto è che non mi era mai successo e non credo succederà, che per la prima volta lavorando mi sono trovata che l'autore del libro che stavo illustrando era mia nonna. Che la cosa è stata abbastanza particolare. Poi chi conosce in questa sala mia nonna sa che ha un caratterino abbastanza spigoloso. E quindi ci siamo trovate a lavorare su questo libro e per me è stata una bellissima esperienza. Poi da ponte ci ha fatto la casa editrice, un ponte fondamentale, perché se no non arrivavamo vive. E è stato molto bello e è stato fondamentale. Poi adesso sto diventando prolissa, quindi mi grado la simpatia di Jean, volevo che tu parlassi perché sei bravissima, oltre che nel disegnare, nel parlare. Per cui... Grazie Andrea. Comunque, per concludere, per poi lasciare la parola a personaggi molto più autorevoli di me, volevo dire che per me, cioè la mia speranza con questo libro è, prima di tutto, di avvicinare i futuri lettori, i futuri ascoltatori alla natura, ma in particolare a fargli sviluppare una curiosità e un'attenzione al dettaglio di quei piccoli organismi di cui parlavo, perché noi ci possiamo immaginare cosa succede dentro un alveare, ma non possiamo vederlo a occhio nudo. Però con questo libro e con la curiosità ci possiamo far trasportare dentro questi piccoli mondi. Allora Jean, due parole tue sul libro che stavi facendo, che così poi passiamo alla seconda parte. Al volo, brevemente. Allora, gli insegnamenti di questo libro sono anche non detti, si possono indovinare. Intanto bisogna lottare contro la comodità. Si arriva nei posti e li si rovina subito. Diciamo che la Zelata e Cala di Trana sono rimaste come erano. Non ci sono scale mobile, non ci sono piscine, non ci sono, ecco. Allora, questo è un privilegio e bisogna essere guerreschi contro la comodità, conservare la visione della bellezza senza compromessi. Ora, ogni paese ha i suoi sciamani. L'Italia, come in prima linea nello sciamanesimo, a Giulia Maria Crespi, che è stata anche sciamana in Lombardia e in Italia, cioè è stata in contatto anche grazie a Steiner con forze superiori. E poi ci vuole un metodo andando avanti, ci vuole una disciplina. Tutti i giorni in Italia, anche se le cose stanno andando malissimo, l'ecologia stenta ad attecchire. Ecco, quindi direi che in questo libro, e chiudo con questo, ci sono Beethoven, Wagner e Chopin, ma senza essere nominato c'è anche sempre Mozart. Allora,
qui vorrei spiegare perché ci sono questi strumenti musicali, perché quando io ho avuto il libro in mano una cosa mi ha commosso. La bambina Anna, come regalo, la cosa più bella che poteva dare a questo cavallo alato, gli ha detto: domani ti farò conoscere i notturni di Chopin. E dunque la musica era una cosa, e soprattutto mi sembra che a Giulia Maria i notturni di Chopin piacessero veramente molto. Dunque ringrazio il conservatorio che ci ha permesso di allietare questa serata con la musica, ringrazio Diletta e Lorenzo perché hanno suonato l'arpa e il flauto, e Davide che ci suonerà i notturni di Chopin. Grazie Davide Ranaldi. Potete andare. Jean, puoi scendere. Non sono mai stato alla Zelata, il paesino, una frazione del comune di Bereguardo, in provincia di Pavia,
in un'ansa del fiume Ticino, tra antichi boschi che costeggiano le campagne, dove viene coltivato un riso prezioso, come suona l'attacco del volume che si presenta stasera. Ma ho visto molte volte, moltissime volte, Teorema di Pierpaolo Pasolini, il film del 1968. La scena in cui l'ospite, Terence Stamp, seduce Silvana Mangano, moglie di un ricco industriale, si svolge proprio tra i boschi della Zelata in un edificio fantasioso, quasi una palafitta, la casa del Quaccio, costruito pochi anni prima dal marito di Giulia Maria Crespi, l'architetto e partigiano Guglielmo Mozzoni. Quella struttura sospesa nasceva proprio dalla necessità di fare fronte alle frequenti esondazioni del Ticino. Fuori dai fotogrammi incantati di quel film religioso e impietoso nei confronti della borghesia che rappresentava senza sconti e senza nostalgie, la casa del Quach sta ad aprire tinta di rose e di verde questo libro di fiabe, scritto dalla proprietaria dell'edificio, una persona che ha ampiamente superato i 90 anni e illustrato da sua nipote, Sofia Paravicini, che ne ha poco più di 25, credo, o 26. Non conosco abbastanza le sfaccettature del mondo dell'illustrazione di oggi, che richiama così tanto la creatività dei più giovani in fuga da altre forme espressive, evidentemente avvertite come inutili, per essere capaci di decifrare i punti di riferimento di queste immagini, antiche e nuove a un tempo. Posso cogliere e apprezzare però il modo con cui si mettono in rapporto con il testo e la scelta così azzeccata di pubblicare questa raccolta presso un marchio come Salani, tanto rilevante per la storia dell'editoria rivolta ai bambini. E poi, percorrendo rapidamente il sito di Sofia, ecco le geometrie di Busby Berkeley e una manciata di omaggi a Wes Anderson. Se non sbaglio, un sapore all'agnoli che si avverte negli oggetti inanimati e sul fondo qualche ombra surrealista, lo diceva con molta chiarezza poco fa, tra animali giganti e ricordi del capitano Nemo e un filo di Fornasetti a dichiarare la provenienza geografica dell'autrice nonostante la formazione londinese. Insomma, un attraversamento del Novecento con gli occhi stupefatti di chi è giovane oggi e non ha paura dei travestimenti e forse non sa più nemmeno ragionevolmente che cosa è stato, nel bene o nel male, il postmoderno. La poesia scatta proprio dal contrasto tra questo presente così aggiornato e quasi, si direbbe, alla moda e i valori profondi che comunicano i testi. Non che alla nonna si intende manchino le interferenze figurative, anche di prim'ordine. Il mio filo rosso, uscito da Einaudi nel 2015, permetteva di inanellare occasioni, prima negli anni 40, Manzù e Aldo Carpi, poi passata la guerra, Morandi, Guttuso e Burri, ma anche Schifano, Tano Festa e Ceroli, avendo sullo sfondo la bellissima raccolta allestita dal padre Aldo nella casa di Corso Venezia. Ma un Giulia Maria Crespi e il campo figurativo resta da scrivere, con le dovute ricostruzioni dei contesti familiari, in una storia che discende dalla casa di Via Borgonuovo di Cristoforo Benigno Crespi e dal volume Anno 1900 di Adolfo Venturi, attraverso l'assegnazione di specifiche responsabilità e talvolta primogeniture, cercando di non perdersi nel dedalo delle dispersioni e delle parentele. Che dire dell'amatissimo zio Vittorio Fossati Bellani e delle sue eccentriche curiosità tra grappoli di San Sebastiani e inevitabili Filippo De Pisis? Ne uscirebbe una pagina non trascurabile della storia della cultura artistica italiana. La stessa autrice è più volte tornata, non solo nel libro del 2015, archiviato un po' troppo in fretta, sul ruolo importante rivestito nella sua vita da una storica dell'arte come Fernanda Wittens, bionda, possente e bella come una Brunilde wagneriana o una dea omerica. Sono gli stessi riferimenti, curiosamente, che adopera Antonio Greppi, il primo sindaco di Milano liberata, per definirla. Anche da lei, nata nel 1903, e morta nel 1957, era più giovane di chi vi sta parlando, deriva quell'intrico tra senso civile e misticismo, quel sogno umanistico che attraversa tutta la lunga vita di Giulia Maria Crespi e la rende un personaggio unico nell'Italia di oggi attraverso, soprattutto ma non solo, l'utopia concreta del Fondo per l'Ambiente Italiano. A un'Italia da salvare, come si chiamava la mostra del 1967, inventata con Renato Bazzoni, si rivolgono le favole di oggi, ingenue solo all'apparenza. Nel sottofinale del libro del 2015, che è stato presentato proprio qui, al Pier Lombardo, l'amata casa del Quach appariva così.
È diventata silenziosa, vuota e anche un po' triste. Ma la nonna aspetta, in primavera attende con speranza il ritorno delle rondini e degli amati nipoti che talvolta fermano il loro volo per pigolare qualche recente episodio da loro vissuto, tutti seduti sui cuscinoni gialli che guardano verso il Ticino nascosto dai boschi. E già lì si presagiva il libro di ora, il libro della nonna Bau che inventava storie fatate, e anche lì non mancava il ricordo di Pasolini. Mi raccomando, guardate durante l'inverno i fiori del nocciolo che, come mi diceva Pasolini, già fiorisce nel freddo per annunciare la speranza, perché in questa, nipoti miei, voi dovete credere, avere speranza sempre, come sempre ci raccontano i noccioli. E sì, che il 9 dicembre 1968 Giulia Maria aveva scritto al poeta: «Per me il Natale è una cosa molto importante. Noi lo passeremo alla zelata ed è così bello lasciare la città piena di frenesia ed arrivare nella pace semplice di quelle campagne». E di lì la richiesta di scrivere per i suoi bambini, uno dei quali è il padre di Sofia, alcune parole che parlino del Natale, che non vuole dire niente se non c'è desiderio di pace e di amore nel mondo. Non ho trovato nulla di questo da nessuna parte, ma so che lei lo potrebbe scrivere, infondendo nelle parole quel senso di poesia che smuove i cuori. Mi fa questo favore, per piacere, non mi dica di no. E l'indaffaratissimo Pasolini, in partenza per l'Africa, la mia zelata, così chiama la Tanzania, scrive a Giulia Maria Crespi una lunghissima lettera dove risuona un elogio del sacerdote Camillo Torres, il suo eroe del momento, che ha parlato della pace facendo la guerra, caduto in combattimento nel 1966. Il documento epistolare è un capolavoro di chiarezza, misconosciuto e disperso nell'immenso corpus pasoliniano, dove si insiste sull'importanza delle opere ancora più che sulla fede. Ogni nostra vita, in quanto linguaggio dell'azione o semplicemente della presenza fisica, è un esempio. In quanto tale, ogni nostra vita è un'opera, con il suo stile e la sua morale. E qui racconta la cara Giulia Maria la favola di un re mago e del suo servo da far interpretare alla coppia di uccellacci uccellini Totò e Ninetto che seguono la stella cometa, ma nel corso del lunghissimo viaggio disperdono i loro doni e arrivano a mani vuote davanti alla stalla vuota, senza nulla, neanche la speranza. Gesù ormai è cresciuto e forse è già morto sulla croce. Lì, in quella vecchia stalla, non c'è che l'inutile luce della stella. Il vecchio mago muore, il suo servo si trasforma in un angelo che lo prende per mano e lo porta in cielo. E Pasolini conclude: «Mi dispiace di non aver avuto il tempo di scrivere qualcosa che si presentasse come degno di essere letto dai suoi figli, che hanno un'aria molto adulta e critica. E colmo della fortuna di averle mandato solo un rozzo abbozzo di quello che avrei potuto fare. Spero comunque che tra i suoi ospiti, nella gelata zelata di Natale, cui auguro il suo sole paradisiaco e la sua grazia romanica, ci sia un intenditore di cose di linguistica che spieghi ai suoi figli il significato di parole come semiologia, codice o messaggio, o anche qualcuno che mastichi di teologia, che spieghi loro il dilemma opere, fede». A mezzo secolo di distanza, nonna Bau, ma anche lo zio Aldo e la zia Vannozzina, e cuginetti e cuginette, e tate e guardiani, compaiono senza mediazioni di sorta e quasi come in un divertimento di corte, dentro queste storie di Anna, la bambina che non diceva mai le bugie, dove il linguaggio privato degli affetti, anche di quelli più personali, punta dritto, proprio come avviene nelle favole, a moralità generali. Senza tante interferenze letterarie, che sarebbe stato pur facile richiamare, per esempio gli animali della fantascienza ecologica del pianeta irritabile di Paolo Volponi, una scimmia, un elefante, un'oca, tutti rigorosamente dotati di parola. Oppure, quando Giulia Maria Crespi parla di cicale che ballano il rap, verrebbero da rievocare i versi così felici, fatti di sarabande naturali, ma senza preoccupazioni ecologiste, di Toti Scialoia, come, quasi degli scioglilingua, «La vespa vedova veste di crespo, esce al crepuscolo, sparisce al vespro». Oppure «Questa lepre esperta arpista suona list senza una svista, ma sparisce dalla vista non appena grido bis». Accanto al cast degli animali, più o meno umanizzati nelle loro reazioni e sentimenti, in queste fiabe ci sono le fate buone e quelle solo apparentemente cattive, i nani burloni e i giganti con i draghi addomesticati, come noi uomini teniamo vicini i cani per amicizia, per compagnia.
Tutti i racconti si distendono in una topografia privata ma assoluta che dalle Langhe del Ticino interseca la Milano di Corso Venezia con il Giardino Fatato fino ad arrivare alla Sardegna del Monte Ortobene di Cala di Trana, il tratto di costa acquistato e salvato da Giulia Maria Crespi dopo una scoperta che risale alla fine degli anni 50 e che è mediata da Tatiana Franchetti, la moglie di Sy Twombly, l'evento più epocale della sua vita. Le fiabe di questo volume sono incorniciate tra due grandi feste, che pur popolate di bestie trasfigurate, stanno a indicare tappe precise, non solo della vita di Giulia Maria, ma più in generale della tutela del paesaggio italiano. La prima, per celebrare il 40° anniversario della fondazione del Parco del Ticino, una data memorabile, una grande rivoluzione, l'inizio dell'era zelatesca che avrebbe cambiato la storia del mondo, o almeno quella di Zelata. E la seconda per celebrare un 24 giugno il 50° anniversario dell'acquisto appunto di Cala di Trana. È come se il reale venisse mostrato in uno specchio deformato dove la fiaba diventa un espediente. I travestimenti talvolta sono minimi, qualche altra bisogna scavare, ma solo un po', dal consorte poco mondano al governatore della regione Piacione. E l'ingenuità, l'ha scritto bene Giuseppe Frangi recensendo Il mio filo rosso, è un po' vera e un po' calcolata. Qui, se si può, tra le fiabe, l'osservazione è ancora più giusta. E allora vengono alla ribalta, mescolando i nomi comuni ai nomi propri, la strenua difesa delle api e persino delle zanzare in nome di una ben tutelata biodiversità, il rispetto per i volatili extracomunitari, le passioni per l'Odissea, per Chopin e per Wagner e persino per i croccantini extravitaminici, ma anche l'attacco contro i diserbanti che eliminano le rane, il micidiale Roundup, l'erbicida più venduto nel mondo che causa malformazioni genetiche in questi anfibi. Ci scappa pure un affondo contro i turisti milanesi che facevano il picnic sulle rive del Ticino accendendo fuochi e mettendo in pericolo la vita del bosco. Quanti richiami e quanti rimproveri agli uomini che non pensano al domani ma soltanto all'oggi, in mezzo a un'atmosfera irrimediabilmente surriscaldata. L'inno alla gioia di una vita senza sostanze chimiche o il richiamo al rispetto per i tempi e le stagioni del grande creatore di tutte le cose mi hanno ricordato quando, qualche anno fa, alla commemorazione di Gaia Aulenti alla Scala, mentre gli oratori elencavano i meriti dell'architetto e della scenografa, così legata anche alla storia del FAI, Giulia Maria Crespi additava ai presenti come il messaggio vero della Gaia fosse piuttosto un no lifting, no botulino. Questi interventi sui corpi non le sembravano diversi dalla battaglia contro veleni e additivi chimici per ottenere maggiori raccolti dalla terra. Di qui la propaganda dell'agricoltura biodinamica, come quella che si pratica alle Cascine Orsine, che è un modo naturale di gestire la campagna, le coltivazioni, i campi. La terra e la vita che cresce in lei, le si sviluppa intorno, sono una cosa sola e se non vengono maltrattate dalle sostanze chimiche, vivono in equilibrio e in armonia con l'intero creato e le sue creature. Un filo steineriano, quindi antroposofico, percorre non troppo sottilmente, senza paura delle lettere maiuscole, queste pagine, popolate di angeli, arcangeli e angiolini custodi e quindi sincretisticamente il grande mondo spirituale, la divina armonia, la musica delle sfere, gli spiriti dell'aria, dell'acqua e quelli del tempo che abitano lontano, lontano sopra il Monte Rosa, ma anche gli Asura, gli spiriti del male, cioè. Più volte, leggendo queste pagine e guardando le belle illustrazioni, mi è venuto in mente il finale di Che cosa sono le nuvole di Pasolini, un breve film del 1968, lo stesso anno di Teorema per di più, quando cioè il poeta aveva già conosciuto i boschi della Zelata. Totò Iago e Ninetto Otello, conciati da personaggi di Velázquez e ridotti a marionette e alla fine gettati in una discarica, contemplando il cielo strisciato di nuvole pur vicini alla fine, ma senza paura per il futuro, prorompono in un straziante bellezza del creato. Lella Costa, dopo questa analisi, perché sei qui? Perché ti è piaciuto il libro? Sì, il libro è molto bello. Non avevo capito che era un'interrogazione scritta. Mi vergogno moltissimo, ha detto tutto lui, però mi è venuta in mente un'altra cosa di Shaloya, che è
il sogno segreto dei corvi di Orvieto è mettere a morte i corvi di Orte, che la dice lunga su come i poeti ci sanno raccontare il nostro futuro. E quindi, che dire, il libro è davvero fantastico. C'è anche un cotè appena accennato, piuttosto erotico, per cui è un libro per bambini, ma per esempio nella descrizione della danza dell'ape, della principessa, alla quale finalmente viene concesso l'agognato accoppiamento, a parte che c'è Darwin, perché ci sono tutti questi fuchi inadatti e lei vola e loro non gliela fanno perché hanno passato l'inverno a gozzovigliare, a dormire, e questa che dice oddio, ma non ce la farà nessuno a raggiungermi, condannata alla verginità, pulcella mio malgrato, questo pensa l'ape. Ecco, e c'è questo canto all'amore, al desiderio, alla realizzazione della passione, detto in mezza pagina, ma con una autenticità e una libertà per cui davvero c'è tanta vita dentro questo libro, e c'è una totale, come dire, noncuranza nei confronti delle convenzioni. Questo è sicuramente un libro da dare fiduciosamente in mano a bambini e a ragazzini, però consapevoli che parla davvero della vita, di tutto quello che c'è nella vita. E a me è piaciuto tanto, ho trovato veramente deliziosamente indispensabile, però dopo che tutto quello che ha detto Giovanni, che sto a parlare? Cioè, puoi leggere? Cioè, nessuno ha letto un pezzo. Posso già leggere? Non facciamo parlare Madame? No, leggo. Dopo, alla fine. Dopo, allora va bene. Leggo. Io direi che approfittiamo di lei. Sì, anche lei è più contenta di leggere, perché così... In piedi. Leggio è qui, guarda. No. Volevo anche dirvi che questa meravigliosa creatura, oltre ad avere fatto delle illustrazioni, che sono un corso di pittura, di grafica accelerato, io sono venuta a salutarla sul palco prima, e lei con una autentica timidezza mi ha detto: è la prima volta che parlo a un microfono, non so che cosa dire. E minchia, chissà se lo sapeva. Veramente fantastica. Fantastica, il che dimostra che il talento se la cava sempre. Vado, devo anche suonare lo spartito o lo ignoro? No. O perché se devo farlo? Che brutto invecchiare, bisogna mettere gli occhiali. No, ce la faccio, grazie. Grazie. Ma per fortuna non è vero. Ma no, dai, senza leggio. E ora, musica. Mentre gli invitati, categoria per categoria, si sceglievano i compagni di danza, Anna venne presa per mano da Nano Burlone, che con cavalleresca grazia la portò sulla pista e aprì il ballo. L'orchestra, svariatamente composta da tutti gli insetti alati del luogo, passava dai classici valzer a musica... Scusa. Ho appena iniziato. No, hai detto musica, i classici valzer. Davide, per favore. Credevo fosse il mio momento, ma non era vero. Davide, per favore, devo ballare anche? Adesso puoi riprendere a leggere. E senza uno straccio di Principe di Salina, niente. Neanche Alain Delon, mi bastava anche il vecchio Bart, andava tutto bene. Ma il culmine della festa non era ancora raggiunto. Fu soltanto quando il sole cominciò
a nascondersi dietro le colline, dipingendo le rocce di rose e di arancione, che Nano Burlone intimò un freno alle danze. «E ora!» gridò. «Incoroniamo Anna, quest'unica umana che noi abbiamo invitato quale rappresentante di quella famiglia, e cantiamole il nostro grazie!» Quattro rondini posero sulle mani alzate dell'imperatore una leggera corona dorata, finemente lavorata. «Alla fanciulla di nome Anna metto questa corona in segno di perenne riconoscenza da parte di tutta la popolazione di Cala di Trana. Ma stai ben attenta, bambina mia. Questa corona ora la vedi, ma può diventare invisibile. La dovrai tenere tu e custodire gelosamente. Ancora un avvertimento, la corona, proprio come le mie principesse coccinelle, emana benessere, emana gioia, emana comprensione, emana armonia, emana reciproca tolleranza. Però ricordati che se qualche danno, qualche violenza, qualche ferita verrà apportata alla terra di Cala di Trana, allora questa corona si spezzerà e tutti gli abitanti, gli animali, gli insetti, le colture, persino i fiori, i funghi e i molluschi non vivranno più in reciproca armonia, ma si sfalderanno, si corromperanno e la loro semenza marcirà. Ricordati, Anna, e cerca di far capire questo messaggio segreto a tutta la tua famiglia, visitatori e giornalisti compresi. Ricordalo, Anna, ricordalo, e non stancarti di ripeterlo a tutti. Ora brindiamo con la rugiada dei fiori che abbiamo faticosamente raccolto durante un intero decennio per festeggiare questo memorabile evento. Poi la musica riprese, fino a quando, a notte fonda, il coro degli usignoli cantò per l'addio la famosa canzone sarda «Non poto riposare», e gli invitati uscirono per dirigersi verso le loro dimore. Non poto riposare, amore e coro, pensieri andati e donzi momento, noi stesi in tristura, prenda e oro, né in dispiaghe, o pensamento, t'assicuro che a te solo bramo che t'amo forte, t'amo, t'amo e t'amo. Si m'essere possibile d'angelo, si spirito invisibile picavo, sa forma se fora boda, e che lu su sole sosiste to se formavo un mondo bellissimo protene pro poter dispensar cada bene, un mondo bellissimo protene pro poter dispensar
cada bene, non posso riposare, amore coro, pensando a ti eso, donzi momento, noi stessi in tristura, prenda e oro, ne in dispiegue, o pensamento, t'assicuro che a te solo bramo, che t'amo, forte t'amo, t'amo e t'amo. T'assicuro che a te solo bramo, che t'amo, forte t'amo, t'amo e t'amo. T'amo forte, t'amo, t'amo e t'amo. T'assicuro che a te solo bramo, che t'amo forte, t'amo, t'amo e t'amo. Bianco per questo, e ancora ringrazio il Conservatorio per averci permesso questa particolare presentazione. Qui terminano i racconti, ma le storie di Anna sono infinite, raccontate per anni da nonna Bau durante le passeggiate nel bosco oppure la sera accanto al letto dei bambini dopo aver pregato il loro angiolino custode. Per inventarne di nuove basta camminare sui prati quando fioriscono i biancospini, le margherite, oppure vagare o cavalcare nei boschi o contemplare l'acqua del Ticino che scorre su. Queste sono le ultime parole del libro. Questo è quanto nonna Bau augura ai suoi amati nipotini, ai pronipoti e a tutti i bambini che forse un giorno coglieranno i mughetti nei boschi e respireranno i profumi delle robinie in fiore. Chiediamo a nonna Bau di raccontare a noi, meno bambini ma ancora bambini nel cuore, qualche cosa che hai voglia di dire dopo questa presentazione. A te. Spero che ti è piaciuto quello molto, che ti ho preparato. Molto. Ma nel mio cuore si agitano molti sentimenti profondi e contrastanti. Da una parte non riesco a dimenticare quello che è successo in Sicilia, quello che è successo sulle Alpi e dai boschi agli alberi. E noi siamo qui invece, in un certo senso, a godere delle e sentire delle cose belle. Dall'altro ho sentito delle espressioni, delle proposte che veramente mi hanno commosso. Quanto Agosti ha raccontato di Pasolini mi ha riportato anni indietro quando lui veniva alla Zelata e mi ha nuovamente commosso. E vorrei proprio chiedere ad Agosti se avrebbe qualche scritto in proposito di quanto lui oggi ha detto.
Ma a parte tutto questo, vorrei anche ringraziare Chamà, che con grande cura, con grande amore e con grande amicizia si è occupata di mettere in piedi questo, che non è una presentazione, è un vero spettacolo, Chamà. Ti ringrazio. E poi vorrei anche dire come sono felice che la mia nipotina, la quale, che è qui seduta vicino a me, no? E che ho visto agli inizi, no? Quando lei faticava a cominciare a lavorare, a trovare la sua strada, a trovare una sua personalità, una sua identità, per poi andare avanti, per poi proseguire, per poi trovare un editore. Io ho visto tutta la crescita di questa Sophie. Sono felice di vedere come Sophie sia arrivata a questi punti e mi auguro che attraverso quanto è stato detto oggi se ne parli, la si conosca maggiormente e che davanti a lei si porti un futuro luminoso, pieno di gioia e anche di illuminazione per gli altri. A parte questo, due parole sul libro, anche se però mi sembra che Sophie abbia già raccontato tutto, perché quando io ho cominciato a passeggiare nei boschi con i nipoti, perché ho cominciato a raccontare queste storie? Perché erano noiosi, continuavano a scappare, a strillare, e allora ho detto devo raccontargli qualche cosa, ed out of the blues è venuto fuori questo, e di volta in volta, sempre out of the blues, venivano le storie di Anna, e non so quante ce n'era ancora e non so quante potrei ancora raccontare. Ma a parte tutto questo, è successo che poi per anni sono state abbandonate, per anni non se n'è più pensato, ma le nipoti hanno continuato a dire scrivile, allora le ho scritte, e poi quando le ho scritte pubblicale, e io dicevo ma cosa vuoi pubblicare, chi me le pubblica, cosa succede? E questo un giorno a una cena la raccontai alla mia amica Bianca Beccalli e gli dissi sai ci sono queste cose, le mie nipote vogliono che le pubblica, ma cosa vuol dire? E Bianca disse taci, io qui c'è una mia amica, c'è una di Salani, te la chiamo, lei l'ha chiamata, questa è la Giulia Maria, ha delle storie, te le manda, lei ha detto sì, te le manda, gliele pubblichi, sì gliele pubblico, è venuto fuori il libro, questa è la storia. però vorrei dire, per me sono così, sono storielle, anche se come molto gentilmente e acutamente Agosti ha compreso, sotto sotto io ho cercato di infilarci alcuni di quei valori perché ho sempre combattuto. E mi permetto di dire che in questo momento, dove stanno avvenendo da una parte dei drammi e dove dall'altra si stanno totalmente ignorando, anche perché al giorno d'oggi il dio danaro diventa sempre più potente e sempre più comandone, anche se in questo momento questo sta avvenendo, sotto sotto io so che ci sono dei gruppi, delle persone, soprattutto molti giovani, che stanno lavorando su una strada opposta e stanno cercando di iniziare a portare avanti una nuova maniera di vivere questo mondo che non so bene come sarà, ma che comunque, se dovrà sopravvivere, sarà un mondo totalmente diverso. E proprio per questo dobbiamo avere speranza. E proprio per questo mi permetto di invitare, io non so, io non vedo, perché oramai io non vedo quasi più,
Non so se siete molti, pochi, chi diavolo siete, se ci sono. Sì, non so se ci sono giovani, vecchi, che cosa, ma comunque mi permetto di invitarvi di partecipare a due eventi che stiamo organizzando nei prossimi giorni. Uno di questi sarà il prossimo venerdì e sabato in Villa Necchi, dove si parlerà dell'aria di Milano. Verrà anche un cinese a raccontare quello che hanno fatto loro, parteciperà anche il sindaco e si parlerà di questa aria tremenda che noi respiriamo e che fa venire la bronchite a così tanti bambini. Vi confesso che io ieri non ne potevo più di quest'aria e io, naturalmente, perché sono una privilegiata e me ne rendo conto, mi sono fatta portare in campagna la zelata e lì, camminando nei boschi, mi sono sentita rinascere e ho pensato a tutti quei bambini, a tutti quei bambini delle periferie, a tutti quegli anziani, quei vecchi che non potevano fare questo bene, che respirano questa aria fetida. Per cui mi permetto di invitarvi di partecipare a questi due giorni in cui noi parleremo dell'aria che noi respiriamo. Però la settimana dopo ci sarà un evento ancora più importante al Politecnico di Milano. L'inaugurazione sarà alla Biennale, poi dopo sarà anche al Politecnico. In questo incontro si parlerà di forme nuove e future per avere un'agricoltura sana e un cibo sano per gli uomini. Solamente, ohimè, ci sono i nemici. La Monsanto cova dietro le quinte. La Monsanto dirama attraverso le sue associate ed anche i suoi gruppi, a me hanno detto anche dei gruppi esoterici a cui appartengono delle note personalità anche dell'università, comunque questi lottano contro, questi stanno cercando di boicottare, questi hanno scritto al rettore dell'università pregandolo di non partecipare agli incontri. Mi auguro che il mio amato sindaco parteciperà. A me aveva detto che sarebbe venuto, ma me lo disse in primavera e me lo disse durante la meravigliosa serata del Cenacolo, quando si celebrò anche l'apertura del bar Witkins, non so se voi eravate presenti, no? Comunque, mi auguro che a questo incontro verrete numerosi, perché qui si tratta non di andare avanti con vecchie teorie isteriche e magiche, ma si tratta di trovare ed individuare strade nuove, diverse, più facili per portare avanti un'agricoltura sana che aiuti gli uomini a non avere tutte quelle malattie che oramai impervertono. Non parliamone del cancro che dilaga. Quando io ho avuto il cancro anni fa, sono fuori tema e io parlo lo stesso. Voglio dire che tutte queste malattie stanno sorgendo anche per quanto uno mangia, per quanto uno respira. Per cui il fatto di cercare delle forme innovative che vengono promozionate
non soltanto dall'agricoltura biodinamica, ma anche da Federbio, che è un'associazione che raggruppa 16 associazioni ambientaliste, e anche in un certo senso anche dal FAI, Fondo Ambiente Italiano. Il fatto che questo stia avvenendo vuol dire che si sta cercando veramente di portare delle luci nuove, positive per il futuro. Per cui perdonate se io sono uscita dal tema, me ne rendo conto, grazie perché siete venuti, partecipate a queste riunioni, perché credetemi, al giorno d'oggi bisogna manifestare, bisogna lavorare per il futuro, non basta sedersi e dire cambiamo, bisogna partecipare, bisogna aiutare per creare un futuro nuovo e diverso. E leggendo Anna la sera ai propri nipotini, forse uno può anche in un certo senso rallegrarsi. Grazie. Oddio, sono stata noiosa. No, hai detto tutte le tue fissazioni.